Siamo ragazzi? Siamo? Ah, aspettate che do un'occhiata, se io mi autovedo, mi vedo. Sì, ok. Ragazzi, intanto vi do il benvenuto, sono Mighty Mars e siamo qui su Psyarch. Anche oggi Psyarch, mio amico Psyarch, perché a me questo è un gioco che, oltre ad essere abbastanza complesso, eccomi qua. Oltre ad essere abbastanza complesso, mi piace anche parecchio, quindi noi andiamo avanti. Intanto io vi ricordo che siamo su YouTube, questa è una live di YouTube. Poi posterò anche il video su... Scusate, questa è una live di Twitch. Perché dico sempre cosa? L'incontrario? Non lo so, ma è così. Questa, stavo dicendo, questa è una live di Twitch, poi posterò anche la live su YouTube. E quindi vi invito a iscrivervi su Twitch se non siete iscritti su Twitch o se siete su Twitch su YouTube, perché ci sono altri 280 gameplay etici da vedere. Quindi insomma, oh, fate quello che vi fa più piacere fare. Eccoci qua. Allora, oggi l'obiettivo di oggi. Allora, ieri abbiamo fatto per la prima volta le prime frecce magiche, che diciamo il primo accessorio oltre alla bacchetta primitiva magica che non serve praticamente a niente. Le prime frecce magiche sono diciamo il primo attrezzo utile e magico da poter utilizzare per catturare diciamo i lupi fantasma. Non ci sono riuscito ovviamente perché per prendere queste frecce bisogna ammazzare delle creature tipo i ragni che ti danno delle gemme, perché per fare queste frecce servono delle gemme, e quindi bisogna trovarne tante di queste gemme per fare tante frecce. Io ci ho provato con quattro frecce, non ho fatto niente, quindi non so quante frecce ci vorranno, però la cosa è abbastanza preoccupante. Io qua mi sono fatto un secondo avamposto, che è questo qua, è in un posto un po' meno ospitale rispetto al primo dove ho spawnato per la prima volta, perché laggiù avanti a noi c'è un bosco magico che non so se hai seguito la live di ieri, ma dove ci sono ampiamente morto diverse volte, e tutte le volte siccome tra la prima base e il bosco magico c'è un oceano nel mezzo, tutte le volte dovevo fare avanti e indietro, mi ero un po' rotto le scatole. Ancora 56 ne possiamo fare, eh? Cos'è finito? Legno. Ok, vai. Quindi ci siamo fatti questo avamposto qua, che è una specie di torretta da finire ancora, però molto carina. Ho messo tutto il vetro, infatti sto preparando il vetro per metterlo, poi vediamo se metterlo oggi o un'altra volta. Qui io volevo, in realtà volevo continuare l'ascensore e fare tutto un passaggio. Ah, penso stesse prendendo fuoco il letto. Tutto un passaggio unico, però poi me la devo fermare manualmente l'ascensore. Cosa che io non sarò in grado di fare perché il mio tempismo, insomma, è assolutamente inesistente. Anche per le cose semplici. Io l'avevo fatta. Dove mi è andata a finire? E quindi oggi, ragazzi, mentre sto cercando roba che non trovo, l'obiettivo di oggi qual è? Qual è? Siccome per ammazzare ragni per me è un disastro, perché al momento ho solamente pterodattili come, diciamo, animali catturati e tricerati, perché non ho nemmeno più. Perché cos'è successo? Ho giocato un po' ieri sera off camera dopo la live. Io avevo praticamente in un recinto, perché avevo in un recinto due triceratopi e tre sterodattili belli tranquilli, è arrivato un drago, me l'ha ammazzati tutti, tutti, e quindi li ho dovuti ritamare tutti per la centesima volta. E oltre a questo, questa è nella base primaria, quella principale. Oltre a questo, tutte le volte sono morto una ventina di volte nel bosco magico che è laggiù in fondo, e quindi ho deciso di, siccome di ragni ne dobbiamo ammazzare parecchi, e in questo momento sono abbastanza impossibilitato perché finché non faccio gli attrezzi magici non posso combattere certe creature, finché non uccido certe creature non mi posso fare attrezzi magici, quindi è un casino.
Allora noi invece di attaccarli via aerea, bravo, noi attaccheremo, perché che cos'è questo? Mostrerò, cos'è? Un raptor? Un raptor, velociraptor, bene. Allora, qui il vetro ha finito. Stavo dicendo, noi attaccheremo via, no, via terra, via sottoterra. Quindi vabbè, tanto per il momento il vetro lo facciamo poi, questo discorso del vetro. Allora, qui ci mettiamo tutte le cose che non ci servono. Non so se magari sto da qui poi mi potrebbe anche servire. Abbiamo questo me lo metto via perché se lo perdo è finita. La pelle, che ce ne vuole sempre una tonnellata. Giusto, la bomba. Abbiamo scoperto anche la bomba. Abbiamo scoperto anche la bomba. Ecco, oggi abbiamo scoperto il trenino, mini train, con le suddette rotaie, che questo servirà appunto per il nostro scopo di oggi, che è riuscire ad arrivare nel bosco magico da sottoterra e fare anche delle trappole, in modo tale che noi poi potremo ammazzare i ragni e quant'altro in tranquillità. Qui diciamo, io perché ho fatto una torre qua? Non solo per usarlo come punto di osservazione, ma anche perché qui sotto abbiamo un bel po' di roba. Abbiamo zolfo, abbiamo quarzo e abbiamo qualcos'altro. No, solo questo? Però insomma, anche se fosse solo questo, non è per niente male. Qui abbiamo una uscita di emergenza che porta direttamente alla zattera, che vedete c'è una scrittina verde. Quella lì è la zattera. Questa è l'uscita di emergenza per andare alla zattera. Qui abbiamo invece il passaggio, ma non ho messo le scale, il passaggio sotterraneo, che ci sono ma non l'ho messo fino in cima. Abbiamo il passaggio sotterraneo per 2 e vabbè, fammi un altro, dai. Ok. Qui abbiamo il passaggio sotterraneo per attraversare tutto. Ecco, non volevo fare questo. Ok, non sono morto perché ho le scarpe. Mo' mi faccio vedere. Così ho sperimentato anche questa cosa qua. Ho le scarpe con la molla. Queste scarpe con la molla vi aiuteranno a fare dei salti più alti. E diciamo, se dovete scappare, in questo caso sarei già morto, non sono morto. Abbiamo anche il primitivo, diciamo, i pantaloni di ferro, diciamo, primitivi, proprio quelli base, e abbiamo anche tutto di ferro, diciamo, anche la giacchetta di ferro, e abbiamo anche questa specie di casco da minatore, che in realtà è una roba con una candela abbastanza brutterella. Io direi, prima di questo c'è quello di rame, l'armatura diciamo di rame, se così vogliamo chiamarla. L'armatura di rame, da questa all'armatura di rame, secondo me cambia poco e niente. Qui abbiamo del rame a proposito. Allora, qui ho già scavato un bel po', solamente che per arrivare dove dico io, di strada ce n'è da fare. Per oggi io voglio anche provare a mettere le rotaie. Allora, tanto scaviamo qua, perché se mettiamo le rotaie poi dopo non voglio. Cosa c'è sotto? Vabbè, poi tanto molto probabilmente per la rotaia bisognerà anche allargare. Io la voglio provare subito perché sono anche curioso. E non so. La granata non l'ho ancora provata, eh? Quindi anche questa è da provare. Abbiamo la pistolina, che però uso raramente perché per le munizioni serve il rame, e del rame non abbiamo così a disposizione così tanto. Allora, io con il 9 me la mette in diagonale.
E qui me la metterebbe così. Però, perché mi dà rosso come orizzontale? Sì, orizzontale. Però cosa? Non vorrei dire che ci vuoi delle fondamenta, perché non sarebbe una cosa normale. Siamo troppo nello stretto, molto probabilmente. E abbiamo, come potete vedere, anche i picconi di ferro, cosa che credo nella live precedente di ieri non avevamo, se non mi sbaglio, non vorrei dire una cavolata. Avevamo quelli forse di rame. E però anche con questo non è quello definitivo, ultimo, perché non ci diciamo sblocca tutto, non ci rompe tutto. Abbiamo delle cose che ancora non possiamo. Però se non roba di diamanti, roba del genere, che non possiamo rompere ancora con questo piccone. Allora, no, ancora non ce lo fa mettere, quindi non è un discorso di cosa vuoi? Non vorrei mica delle fondamenta, no? Non sei così maledetto come gioco, no? Proviamo, io credo proprio di no, insomma, sarebbe un po' ridicolo. Cosa te ne fai? Cioè, se c'è il terreno, ecco, se c'è il terreno dovrebbe bastare. Allora, 8, nemmeno così. Ti dà fastidio che siamo al chiuso? Non credo. Io questo qui che cos'è? Forse uno è per il trasporto. Voglio vedere un attimino una cosa. Capisco come mai per altre opzioni. Ah no, ma le opzioni me lo dà per quello in basso, per le fondamenta. Non capisco come metterle allora. Vabbè, poi vedremo ragazzi, eh. Poi. Allora, qui c'è un bel po' di rame. Qui ho scavato un bel po', eh. Allora, io qua siccome ho dato un'occhiata, però abbiamo troppo, perché qui nel mezzo c'è un lago, e l'abbiamo troppo esposti al lago, quindi di qua dovrebbe essere la direzione giusta per sbucare, diciamo, sotto il bosco magico. Poi una volta che siamo sotto il bosco magico, andiamo in superficie. Zolfo, ancora rame, qui c'è anche un sacco di robetta bella. A regola si dovrebbe passare sotto ogni cosa e si dovrebbe evitare il lago. Se poi vediamo che c'è dell'acqua, mi sa che. Dovrò ragazzi anche capire come mettere le rotaie, perché secondo me è una figata con le rotaie. Praticamente come in Minecraft, che io mi ricordo ai tempi quando ci giocavo che c'era anche il discorso. Questo che diavolo è? Ah, eh no, era perché era in controluce, sembrava diverso. Poi c'è una bella quantità di rame, bene, rame ragazzi, naturalmente prima delle armi magiche, una volta che fai che sbloccate, che poi sbloccare le cose si sbloccano facilmente perché si livella, diciamo, né troppo velocemente né troppo lentamente. Il problema è farle le cose, cioè trovare gli ingredienti per farle le cose. Perché io potrei fare una marea di armi magiche, però non riesco
ci vogliono una miriade di gemme, perché ci sono diverse gemme e ce ne vuole anche un bel po', non è che ce ne vuole poco. Allora, a caldo, vabbè, non mi frega. Stanco, quello sì mi frega. Allora, noi adesso possiamo andare un attimino su a vedere dove sbuchiamo. Con questo piccone di ferro facciamo anche velocemente. Prima con quello di rame ci voleva, per la roccia ci voleva almeno due colpi. Io penso che la soluzione, l'unica soluzione, comunque le scarpe con la molla sono utili, perché prima dovevo fare quadratino per quadratino per andare sopra, adesso posso anche farlo di due. Eccoci. No, no. Credo che le scarpe con la molla di ferro, perché ci sono anche quelle in... Eccoci un attimo. Eccoci qua. Ok. Allora, qui si potrebbe già fare. Siamo... Beh. Qui si potrebbe fare già una trappola per farci finire qualche animale dentro. Però basta che mi diano un attimo il tempo. Dov'è che mi sono già perso? Dov'è? Cacchio. Aiuto? Entrata? Se devo morire ero già morto, eh? Dov'è l'entrata? Ok, qua. Allora, qui dobbiamo fare un'entrata dove io posso passare e loro no. Quindi andrebbe fatta molto più bassa, perché io devo andare parecchio giù col terreno per questa trappola. Devono cascare, io non li voglio, cioè in realtà io non so se i ragni si può, credo di sì, no, mi sembra di aver visto che i ragni si possono addomesticare, quindi al momento vivi non mi servono, quindi noi qui si potrebbe anche, se funzionano, metterci delle trappole per fare in modo tale che una volta che cascano dentro crepano. Poi noi qua dentro, sinceramente non so se con il tempo, se con il tempo, io vorrei fare le cose rapidamente, ecco, io non so se con il tempo le creature ci finiscono da sole oppure se dobbiamo attirarle noi. Chiaramente se le attiriamo noi dentro la trappola qua prima che aspettare. La maniera c'è, basta andare col pterodattilo e farci seguire e loro fino alla trappola, e loro dovrebbero cascare nella trappola. Basta fare una roba abbastanza profonda da non farli uscire anche saltando. Guardate che qui ci sono anche delle creature abbastanza grossine, perché c'è anche il Trent, c'è varie creature grossine, anche il Trent mi garberebbe farlo fuori, non dico catturarlo, perché poi non so manco se si può catturare. Ok, dovrebbe essere abbastanza, anzi mi sembra parecchio basso. Questo, facciamo un ammodino. Allora, io sbucherei di laggiù. Però potrebbe essere anche buono, perché io sbucando da qui ho tutto sotto controllo. Però qui io sono a livello di, cioè, se qui viene qualcuno da dietro,
mi ammazza. Va assediato in modo tale che io sono protetto da tutti i lati. Vediamo un po' come fare, ragazzi, perché cioè, sono cose che non ho mai provato, quindi serve anche un attimino di capire come fare per fare una cosa fatta bene. Io la posso fare anche più profonda e cascarci dentro, perché però se io ci casco dentro, metti che per errore ci casco dentro, poi non posso più uscire, cioè posso uscire saltando perché posso saltare parecchio in alto, però io vorrei un qualcosa di più esempio, se io casco dentro con uno che ti sta massacrando è difficile riuscire a scappare subito, però da un altro punto di vista in alto così torna bene anche per se devi mirare qualcuno, se devi ammazzare qualcuno torna bene. Qui leviamo in modo tale che lecce Giovanna. Io ora non mi faccio inseguire a piedi perché ci crepo, però quell'ottero, guarda, arriva, arriva. Ma arriva. Io non lo posso saltare tutto il coso. Proviamo un attimino. Aiuto. Salta! C'è cascato? Sì, maledetto schifo! Mo ti faccio arrosto, ti faccio arrosto. Io non credo che possa addormentarlo. Ci provo, eh. Penso servono forse le frecce magiche. E comunque se non lo addormento e lo uccido, va bene ugualmente. Perché non lo so, mi sa di no. Però io mo carico. Ucciderlo lo uccido perché l'ho già ucciso un paio di volte con le frecce. Muoviti che questa recupera. Però io non sono. Cioè io ora sto sparando ma non sono in protezione. Se mi arriva qualcuno alle spalle sono fregato. E questo è che volevo evitare. Vedi, io qua già non vedo. Ok, adesso sì. Però allo stesso, se sono un po' più coperto sicuramente. Dacci tu però. Oh! Ma che cosa devo fare ammazzarti? Aio! Lo sapevo! Maledetto infame! Allora, porca. Ma l'unico punto dove mi poteva fregare qualcuno è lì. E lì è arrivato. Ma oh. Ma guarda che. Ora comunque cascherà di sotto, mi auguro. Meno male che c'ho il letto qua giù, se no mi toccava rispondere dall'altra parte. Però l'idea funziona, ragazzi. L'importante è l'idea. Poi, piano piano. L'importante è l'idea. Vai, che tanto non ti fa niente. L'importante, ragazzi, è l'idea. Se funziona l'idea, funziona tutto. Poi, piano piano, magari ci facciamo una struttura sopra, un qualcosa. In modo tale che non mi possono più attaccare alle spalle. Lo sapevo, no? L'ho anche detto. E solo che qui, attenzione a non scavare troppo perché poi diventa labirinto, non ci si capisce più nulla, mannaggia. Che fai? Sei già cotto?
L'acqua scende come pochi. Molto probabilmente perché sottoterra con l'armatura di ferro soffre. Ora, se lui è cascato di sotto, 44 poi, eh. Bene, se entra qui dentro è finita. Ah, è lì sto maledetto. Allora, dai buono, dai buono, dai buono. Cascherai di sotto, no? Maledetto infamone. Allora, cosa scioglio? Il terreno. Io vorrei che tu non ce la facessi entrare qua giù. Così non entri. Dai, piglialo, e piglialo da qui. È andato? Allora, su. Io però il ragno lo voglio, eh. Allora, da così a regola, da qui. Dov'è? È cascato di sotto. Ok, allora, per ora chiudiamo così, poi faremo una struttura. Però io qua devo vedere bene. Che è? Si menano tra di loro? Mica salirai, no? Minchia, com'è grosso. Ma è normale sia così grosso? Non me lo ricordavo mica così grosso. Allora. Non va bene. Facciamo così e qui mi alzo di uno perché ho paura di essere un po' troppo vicino. Ce la fai? Uno e due. Ecco. Scende a proprio preciso perché. Allora. Però se mena, se mena, se mena. No, non si mena. Livello 10, livello 44. Io voglio il ragno. Per il ghepardo, se riuscisse a stunnare, ma non ci credo neanche se lo vedo. Frecce. Devo fare tipo un miliardo di frecce. 16, ecco. Mi manca la flinte. 10. Proviamo a stunnare il ghepardo, perché sarebbe tantissima roba. Cioè sarei tipo invincibile con. Avessi di quelle tra le gambe, però. Anche ragno, eh. Però pure che ragno. Ah, abbiamo ragno. Ma perché coda c'ha? Proviamo con ragno. E poi non ho idea di che sella ci voglia per il ragno. C'è una catetta, tante volte ti venisse per dubbio ad addormentarti. Io non so se sto facendo realmente qualcosa. Oh, io ti tiro di tutto, poi vediamo, eh. Sanguina, forse? Nemmeno. Allora, proviamo. Pistola. Quanti colpi ho nella pistola? Beh, bene, zero. Oh, una volta che ce la faccio intrappolare due robe, niente. Allora, qui ci facciamo una bella scala, però deve essere in modo e in maniera che anche se dovesse entrare qui qualcuno, qui non ci dovrebbe entrare nessuna regola. Non ci dovrebbe fare nessuno, cioè è messa in un modo tale che a regola. A regola qua nessuno dovrebbe riuscire a imbroccare sto buchetto qua.
Allora qua facciamo una scala. Le scale le ho. Sarebbe meglio una rotaia. Basterebbe sapere come funziona sta rotaia. 6, ecco, questa però me la metto. Aspetta un attimino. E com'è qua il verso? Così. Ah, perché questa sì? È una rotaia. E perché questa no? Ah, adesso sì. Adesso sì. Che bello. No. E perché, scusa? Non posso mettere direttamente quello? Allora, andiamo di rotaia a sto punto. Sono curioso. Allora, quante ne posso fare di rotaia io? 500 che serviranno. Per la rotaia serve, tanto vediamo, il legno e la roccia, quindi problemi per farla non ce l'abbiamo. Questo penso che sia come base d'inizio per mettere la rotaia. Quindi, questa l'abbiamo provata. Allora, il 9. Ah, il 9. Allora, c'è una che scende e questa che sale. Ok. Che figata. Bellissimo. Bellissimo. Allora, tanto bisogna fare quelle dritte. 50, vai. Poi. Di queste qui ha bisogno di farne un bel po' anche di queste. Facciamo 15. Non vorrei poi fare degli errori, magari poi con un sacco di risorse. Allora io faccio così, qua giù. Proviamo. Tac, tac. Ok. Che io mi blocco perché c'ho qualcosa che mi dà noia sulla testa. Ok. Sta andando forse un pochino più su del previsto, quindi forse sbuco più in alto, mi sa. Vediamo, perché vorrei sbucare proprio preciso preciso. E più in alto sarebbe un problema. Sta andando più in alto, mi sa. Sono fatto un pino indietro. Oh, proviamo, poi credo che si possono levare, eh. No, non si possono levare. Cavolo. Male. Perché se io sbuco più in alto. Non posso sbucare più in alto perché. Devo sbucare proprio preciso qua. Quindi o noi partiamo da qui. Però non ce la fa mettere così lui dalla rotaia. Oh, si menano? Ma che, magari. Quindi va fatta la rotaia che va in giù. Però ci vuole questa qui, che è come se fosse una costruzione per le fondamenta, in poche parole. Ma possiamo mettere anche. Sì, posso mettere anche così. Qui a questo punto abbassiamo di uno. Ma perché non vi menate, maledetti? Oh, hai visto che mi piglia da qua? Sto maledetto. Allora farò la buca ancora più bassa, va bene. Quindi se noi scendiamo adesso.
partendo da lui, giusto, si può scendere. No? Questo sale, questo è piatto e questo scende. E perché non scendi? Qual è il... No, come non scende questo? Questo non scende? Perché se io vado a finire più alto, poi qui c'è la superficie, qui mi frego. Devo sbucare proprio pari pari. O meglio, meglio sarebbe più basso che più alto. Allora a questo punto io posso solo distruggere. Bello schifo. Perché se vado più alto spunto fuori dal terreno, è un casino, devo sempre restare sottoterra praticamente. Strano che non me ne fa riprendere. Ti fa riprendere oggetti più banali di questi e questi qua no. Vabbè. Giusto? O sto facendo un'altra cavolata? No, mi sa che così va ancora più su. Vabbè, proviamo, eh. Io così sono ancora più lontano. No, ma ancora più... Non va bene. Vorrei partire dall'alto io, però non mi fa partire. Allora, facciamo così. Facciamo una, due. E... Boh, partiamo così, dai, vediamo se... Ok, 9, no, questo, ah, si potrebbe anche fare, no, così però è brutto. Al limite, se è vero che sta andando troppo in una direzione troppo vicina o troppo lontana, facciamo un pezzettino pari per avvicinarlo. Finiti? Bene. Andiamo un po', a questo? Sì. Una ventina basteranno. Ok, mi sa che invece stiamo andando troppo. La paura di mancare il bersaglio. Perché stiamo andando troppo. Stiamo allontanando. Perché lassù. Perché a questo punto non se devo distruggere tutto. Cambio, modifico la trappola. Lassù. Mannaggia. L'ha fatto più indietro. Caccia loca. Perché mo io se vado avanti sbuco sotto la trappola. O sbuco dentro la trappola. Che è la cosa peggiore. Allora cosa devo fare? Distruggo? Io ho paura di andare troppo in alto.
Bisognerebbe partire da lassù e venire in giù, però non me lo lascia fare. Qua se riesco. Ma che questa sete? No, questa freddo. Come ai vecchi tempi. Penso tu che il mestiere. Allora, va, è freddo, così freddo. No, grazie. Andiamo? Niente, sta crepando di freddo, di tutto. Mi sono anche chiuso. No, via allora. Ora è caldo. Oh, ma deciditi, eh. Vabbè, faccio prima crepare che tornare indietro. Anche se non può più correre, vabbè, allora a questo punto crepi e si ritorna. Il letto? Ah. Perché ho visto che se si crepa troppe volte il letto non ti spawna più. Cioè deve passare un tot di tempo. Un velociraptor maledetto. Io ho finito anche le frecce e mi serve la flint. E qua non c'è la flint. C'era qui da qualche parte, ma ho detto tanto non mi serve, mi sa che l'ho ricoperta. No, eccolo qua. E vorrei fare anche delle trappole tutto intorno al punto di osservazione, in modo tale che tutti i velociraptor, come quello lì che era vicino, era vicinissimo. Ecco, un po' di rame che è sempre comodo. Allora, intanto possiamo, dato che siamo qua, perché non la facciamo partire da qua, la rotaia, che è magari più semplice. Allora, qui scaviamo, questa è roba che ci serve, se poi ci costruiamo sopra. Poi ci andiamo a prendere lo zeno là, tanto c'è un paio d'ore, credo, prima che svanisca. Ecco un po' di carbone che mi serve per la fornace. Vedete com'è il piccone in ferro, è molto più veloce. Allora, qui tappiamo tutto. Sempre comunque. Che è successo? Ah, ho visto rosso. Niente, non ce la fa. Ma ce l'ha fatta. Prendiamoci anche questo. Finito. Poi tappiamo qua giù 1, 2 e 3. Poi io vorrei tappare anche qua, se ci andiamo abbastanza. E me gli spifferi nella noia. Oh. Allora, se io non ho capito male, dobbiamo partire con questo, che può essere messo anche qua. Non so se poi parte da qui oppure non lo considera.
che altro sto guardando che non ci sia niente a terra di materiali, perché sennò poi mi tocca spaccare tutto. Allora, dobbiamo metterci. Ah, è laggiù, non ce l'ho qua. Allora dobbiamo andare a prendere lo zaino, perché ci abbiamo il materiale, ovviamente. È un po' lunghetta quella strada, eh. Giusto, a scendere un pelino. Mamma mia. Infatti vabbè, adesso in realtà io non ne potrò fare punte, no? Ok. Ma ho scavato veramente tanto comunque. Qui purtroppo lì a freddo. Noi ce ne andiamo subito. Bisogna venirci con i vestiti invernali. A sete poi. No, a caldo in realtà. Qui a caldo. E quando è caldo gli va via la sete subito. C'è anche la borraccia a questo gioco qua, la bisaccia in realtà, perché la borraccia non l'ho ancora sbloccata, però non funziona. Ecco, ora ricrepa lui. Prende la stamina molto lentamente. Sono mortali ste gallerette qui. Qui c'è questo vampirino. Sì. Allora. E non riesce più a recuperare. Quasi stordimento. Io mi posso levare anche dalla... Vediamoci sta roba qua. Stai nudo. Va bene, nudo? Mi è presa male. Allora, andiamo su. Cosa devo fare? A caldo. A caldo e a sete. Sete la posso anche capire. Però caldo, sei nudo. Allora andiamo qua nell'uscita d'emergenza. Andiamo a bere. Wow. Questo abbiamo fatto così. Vedete anche l'uscita d'emergenza che ho fatto, che è dentro l'acqua, perché qui vicino c'è la nostra zatterina. Bevi, bevi, vedi, guarda quanta acqua c'è qua. Qui c'è la nostra zatterina. Oh, è quello là, che diavolo è? Coccodrillo? Non mi sembra. Roba da verde. Velociraptor va bene, si sa. Quello di verde non voglio indagare, perché non voglio morire. Allora, ha sempre caldo. Sono nudo. Mi devi dire cosa devo fare. Andiamo. Nudo. Allora facciamo il mini trenino. Andiamo. Vediamo un po' come funziona. Dov'è? C'è questo e ce n'era. Dov'era quell'altro? E questo qua. Allora capiamo come funziona. E questo lo posso mettere qua. E lui dovrebbe arrivare fino. Ah, me lo fa mettere solo qui. Quindi questa è la base dello spawn praticamente. Però io posso mettere anche questo. Cosa cambia? Scusate, perché voglio vederci chiaramente. Qui c'è del carbone nascosto, altro rame.
Minchia, tanto alto ramero. Questo è proprio un bel posto per scavare. Allora, ma questo è proprio così. Io qua metto questo, ci posso salire? No, cacchio, lo sapevo. Io volevo quello per poterci salire invece, non è un po'. E quindi niente. Se io metto quest'altro, o l'uno o l'altro, perché tutte e due naturalmente. Quindi questo a regola è solo per il trasporto merci. Però gli devo dire vai da qualche parte, no? Nel senso, vammi fino a qui. Perché sennò se mi stai lì fermo perdi un po' il senso del discorso. Vediamo un po'. Forse devo fare un altro di questo. Se io adesso gli dico te da laggiù vai dall'altra parte. No, non gli posso dare direttive di niente. Vai, vai, vai a fare da qualche parte, niente. Provo a metterci quest'altro. Boom. Ma qui ci potrà montare, no? A parte che se sfacco il tetto magari posso pure. Quindi qui la galleria va tutta ampliata. Anche questo ci fa la roba dentro. Fuel. Cosa vuoi? Ti pareva questo. Eccolo. Bello! Aiuto! Bello, bello, mi piace! È spoligonato bene! Era finito! Quindi lui mettendoci dentro del carbone funziona e arriva infatti. Quindi noi se adesso. Ah, ma se giustamente in realtà ragiono in gioco perché non vedevo niente perché la testa mi si incassava qua. A me non fa nulla a sto punto. Dove mi tocca lavorare. Allora, se io ti voglio chiamare da qui, e questo è tipo come se fosse, dov'è? Vieni, torna indietro. No. Torna indietro, come io dico torna indietro. Non glielo posso dire. Ci vorrebbe una cosa semplice. Una levetta e poi richiamare il. Lui a caldo di nuovo. Perché se io per dire crepo in fondo alla grotta. Per dire in fondo alla miniera e lo voglio richiamare. Non posso, ma devo rifare a piedi. Calma. Calma. Pare che qui prima che crolli tutto. Siamo a. Io però non volevo riscavare tutta la miniera, ragazzi. Poi questo 17 un'altra volta, è pesante, non riesce più a camminare, la bisaccia non funziona a sto gioco. Poi proverò appena c'è i punti, proverò a sbloccare anche la borraccia, vediamo se quella funziona, perché qui dentro sennò diventa una. Allora va bene. Quindi io mo non posso saltare adesso. Buttiamo via un po' di roccia.
terra. Allora, vai. Ah, proprio fino in fondo, arrivo. Bene. Carino, non è... pensavo fosse un pelino più velocetto. Però mi tocca riscavare tutta la miniera. Vai su, vai. Allora, andiamo a posare un po' di materiale perché qui, anche se siamo al sicuro, ma si è appesantito. Andiamo a bere un attimino. Buttiamoci, tanto ci abbiamo le scarpe con le molle. È carino, è solamente che non so quanto si guadagna in fatto di velocità. C'è sempre il robo verde. Ah, è un coccodrillo. Mamma mia. Ma poi la cosa brutta è che se ti vedono a te, per ammazzarti fanno qualsiasi cosa. Tra di loro, e sono tutti animali molto aggressivi, tra di loro manco si guardano. Dovrebbe, secondo me dovrebbe, dato che sono animali aggressivi, sono aggressivi con tutti, non solo con te. E voi di cosa, alla fine cosa gli hai fatto? Sei un povero Cristo messo in croce praticamente. No, allora posiamo un po' di robetta. Allora, abbiamo il quarzo. La bottiglia, però questa è per le pozioni magiche, ok, vabbè. Il vetro però lo buttiamo qui che non mi serve. Questo vabbè, dai, tanto ora non ci serve. Il rame. 125, 126, ottimo. Le scalette no, perché tanto usiamo la rotaia. Ah, questo per il freddo, va bene, poi se abbiamo freddo ce lo mettiamo. Il resto però non ho sprecato quasi niente. Questi ci potrebbero servire, questi non ci servono. Il terreno magico è andato? No, non c'è pieno. Le trappole sì, questo ci può servire, questo no. 109 perché tanto là sotto ce n'è quanto ne vogliamo. Vabbè, un po' di steccume ce l'abbiamo. Io oggi vorrei, come obiettivo della live, vorrei fare tutta questa, è un po' tanto, eh? Fare tutta questa galleria, finire la galleria e finire la trappola nel bosco magico, perché come abbiamo visto funziona. Però qui sono cascato perché c'è dell'altro rame. Però qui a sta scava tutto, è un casino, perché poi vedete trovate le vene di rame e non ci potete costruire sopra, no? Perché tutto sto ben di Dio, cosa fate? Lo spiegate? Dovete prendere tutto. Che io non ho voglia di stare, cioè io non ho molta voglia di stare 3 ore scavando, poi anche voi magari vi rompete giustamente, quindi io direi prendiamo tutto, ormai c'è un capellino là. Basta. E poi tra l'altro dove sono io, dove sono spawnato la prima volta, tanto rane così non l'ho mai trovato, oltretutto. Perché questo è il nostro secondo accampamento della mappa. Dato che siamo in single player, ci permettiamo di
Fa un po' quello che ci pare. Dai, meno io. Ci siamo? Vabbè, oh, poi anche se ci rimane un po' di rame, tanto ce n'è parecchio qua sotto, non ti dà. Allora, almeno arrivare qua giù. Ecco, poi qui c'è la deviazione perché qua giù c'è il lago. Comunque non sembra, ma l'ho fatto ieri sera, ho scavato veramente tanto. Allora, di rotaie ce ne servono centinaio, facciamo. Vai, quello che c'è, vai, vai. Senza paura. Come lo metti? Vai. Basta non costruire sopra delle risorse, poi per il resto. Finite. Finite. Siete di nuovo, ma hai rotto le balle. Ma è un po' su tutte le volte, fa avanti e indietro per l'acqua. Su. Vediamo un po'. Vamos. Vamos. Oddio, ma non è così veloce, eh? Anzi, sembra parecchio lento. Dai, posso andare a capire sto punto. O è questo che è lento? Ah no, lo possiamo anche... ritorna, quindi lo possiamo anche richiamare. Ci possiamo mettere roba dentro che comunque è utile, così non mi appesantisco. Ok, poi morte a parte che sta sopraggiungendo. Per qui dobbiamo vedere però come curvare a questo punto, perché ci sono sia quelle diagonali, però quelle che curvano ancora. Vediamo un po'. Forse c'è qualcosina. A queste forse. Ok, ci manca la roccia. Roccia. Roccia, che okay. Comunque dobbiamo passare tutto di uno. Di rocce, sì. Allora, mamma mia, qui scende pure, eh? Ok, quindi a questo punto le provo tutte, eh? Guarda che ci sono, voglio provare anche queste. Fai sempre questo piatto, 41, questo credo che come basta. Sono i due per sicurezza. Allora, questo è quello piatto. Noi continuiamo con quello piatto e poi qui. Vai. Si vede ora di dannaia questo. Perché ti dannaia lui? Conta, fai una cosa. Vai. Vai, vai, ciao. Poi vedi come lo richiamo, eh. Secondo me non c'è una grande utilità perché camminando si va più veloce, quindi. Ah. Beh. Quindi. Ho capito.
Bellino. E molto probabilmente serve anche per richiamarlo quella leva. Ok, qui era andato su a vedere dove eravamo. 8, perché tutta sta galleria ce l'ha un senso. Questo distruggiamo. Purtroppo non si possono riprendere le rotaie. Ok, quindi la dobbiamo fare così. Poi, però no, in realtà non curva, cioè non curva, io ho bisogno di curvare proprio. Cioè, continua ad andare dritto. Continua ad andare dritto. Carino però. Però continua ad andare dritto. Ci vorrebbe proprio la rotaia che faccio la curva. Bisogna vedere se... Vediamo un po' dov'è, perché può darsi ci sia... E credo che sia forse una di queste qua. Che serve per praticamente curvare. Perché quella curva non c'è, quindi forse queste due servono per riuscire a curvare, solamente che non ho i punti. Non ho i punti, quindi al momento bisogna mollare qui. Perché io potrei anche continuare così, però prima voglio vedere bene, sennò poi mi tocca distruggere tutto. È un po'... E vedete che poi io correndo vado più... Però io, ecco, se lo voglio richiamare, come lo richiamo, ad esempio, qua giù? Lo richiamo. Ah, si è bloccato qua, perché? Ah, si è bloccato praticamente... Vai. Ah. Così di stop, no. Vabbè, non mi porta fino in fondo allora. No, porta fino in fondo. Vedi che comunque è lento, non è veloce. Cioè, correndo faccio prima. Boom! Figlio! Caruccio, caruccio. Quindi adesso dico ritorna. Cioè, praticamente ritorna e credo che lui si ferma. Dove gli ho messo? Praticamente sono degli stop and go, quelli di... Cioè, è lento. Vedi, si ferma qua. Ah no, non si è fermato. E perché adesso va fino in fondo e prima si è fermato? Vabbè, strano. Però c'è anche quest'altro. Che non so se ci si può, perché io prima ho provato, non ci montava sopra. Non vorrei che non ci fosse montato sopra per il fatto che il soffitto era basso. Però io posso solo demolirlo. Allora, se invece metto lui, ci posso salire sopra? Sì. Vado nell'inventario, anche lui, quindi anche lui si muove. Però mi ha buttato fuori. E voglio andare dentro. Io non posso fare il soffitto alto 20 metri, se no ci stiamo un anno qua. Si è bloccato, mi fa piacere. Certo, si glitcha. Ecco, bravo, Ma è possibile che devo stare a incorrere il carrettino qua? Fermati!
Fammi entrare! Mamma mia, vai a queste diavolerie moderne, ma vai a cacare. Ecco. Ah, mi sei fermato. Voglio entrare. Non mi fa entrare, mi butta fuori. Mi butta fuori. Quindi questo sembrerebbe... Davanti che cos'è? Ah, ok. Questo sembrerebbe che è solo per il trasporto merci, mentre quell'altro che non riesco a salire. Non penso che devo ancora. Beh, è difficoltoso comunque salirci. Allora, return. Eh no. Quindi maledetto carrellino. Quindi niente, questo secondo me sembra più veloce, perché sta andando quasi alla mia stessa velocità. Secondo me quell'altro è molto più lento. Intanto sto crepando, ma va bene. Quindi io questo direi che lo possiamo demolire, anche perché non credo che tutte e due le possiamo tenere. O sì. Se me li fa tenere tutte e due, li tengo anche tutte e due, ma non credo. Che non avrebbe senso. Li posso unire invece? No. Perché no? Allora demoliamo. Quindi uno sembrerebbe per il trasporto merci, uno per il trasporto fondamentalmente della persona fisica, anche se in realtà anche qui ci possiamo mettere quello che ci pare. Vuoi mettere la flint? Ci mette la flint. Sì. Anche questa roba insulsa, sì. Ok. Soffoco morendo. Ma soffocando e morendo insieme. Soffo morendo. Vai a bere, su. Vai a bere, no. Allora, il discorso della trappola l'abbiamo più o meno risolto. Poi magari il discorso delle rotaie la sistemerò off camera. Cerco di fare una cosa fatta precisa. E sto anche mandando di fame, ma il cibo ce l'abbiamo. Quindi il discorso rotaie più o meno l'abbiamo capito. Al momento non lo vedo utilissimo, però comunque è carino, possiamo dire di no. Dobbiamo risolvere il discorso trappola. Allora, ma lo voglio vedere se va. No, questo va più lento, sì. Parecchio più lento. Quell'altro andava molto più veloce. Però su quell'altro non ci possiamo salire, su questo sì, anche se è praticamente inutile salirci perché essendo lento vado a piedi, no? Questo è utile se per esempio in cooperativa, ecco, in cooperativa dovrebbe essere utile. Uno per esempio sta qui a scavare e uno e l'altro praticamente sta in fondo a ricevere il materiale e magari a portarlo a smaltirlo, cose questo, ecco, in cooperativa avrebbe assolutamente da solo, se essendo potrebbe essere utile come mezzo di trasporto, però se è più lento di te non c'è senso. Allora riandiamo alla trappola, che è giù. Facciamo, no, non ce la faccio. A che vorrei far arrivare la... che cacchio, la ferrovia
Precisa qua giù, però se non ho... Ma perché mi va indietro che non sto andando indietro? Cioè... No. Cosa che mi spinge indietro? Sarà questo. Sì, era quello. Allora, questa è la trappola. Ci sono questi due fetenti dentro. Ma era... Va migliorata la trappola. Maledetto. Neanche intrappolato riesco. Perché è così difficile questo gioco? Proviamo a fare un cincinino più facile. Un cincinino. Vai. Vabbè che ignuro. Che c'è qua? Ah no, ok. No. Ma questo che... Ah no, ho sbagliato l'altra. Ok, non mi tornava. Vabbè che ero ignuro, ma ero scordato che ero ignuro perché aveva caldo. Quindi non so se mi conviene a questo punto farla tutta questi binari qua, la ferrovia, perché essendo più lento di questo, vedete, può essere utile in cooperativa. Uno sta qui in fondo a scavare, l'altro magari prende la roba e la porta a smaltire senza fare avanti e indietro, però da solo no, perché o va più veloce di te, allora ti conviene come mezzo di trasporto. Quello che io pensavo in realtà. Adesso ha già finito. Ha già sete e ha già finito. Quindi non ha senso farla arrivare quassù se a piedi ci metti meno. Bello, il mio cadavere. Qui, dato che lui qui fa il maledetto, poi potrei anche risolverla tutta in pietra. Vabbè, mettiamoci un attimo questo, poi la risolviamo. Allora, qua giù non dovrebbe arrivarci, non c'è lì. Allora, qui non ho munizioni, di quell'altro ho finito le munizioni e poi ci abbiamo anche provato prima con un bel po' di frecce. Non ce la facciamo. Ci posso anche tirare tutte le frecce del mondo. Chi è? Li voglio provare perché sto testando. Non mi interessa addormentarlo al momento. Penso che non bastano le 50 frecce. Sanguinando? Sto sanguinando? No. Solo quando lo colpisco mi sembra. Allora, non ho colpi, anche se in realtà si potrebbero fare perché c'è un sacco di rame. Livello 10 poi, non è che sia livello 1 milione. Si sta crepando di freddo. Che poi dentro c'è caldo e fuori c'è freddo. Si è messa a protezione, ma cosa sta due, sta prendendo i ragni, Si sono volute praticamente 30 frecce sole. Questo è livello 44. Aio, ma perché? Maledetti dall'alto.
Non posso respawnare. Allora, la base, che poi anche andare a prendere la roba, sono un casino, eh? L'idea base funziona. L'idea base funziona. Ecco, questo è il mio primo punto d'appoggio. Bravo, nella serra, che poi c'è nulla dentro. Allora, come idea potrebbe funzionare il discorso. Andiamo. Ma dai, il discorso che bisogna fare una trappola veramente fatta bene. Guarda, allora, Luciafrede, non ci crepare qua. Bisogna fare una trappola che sia, diciamo, perché non posso, c'è cioè la seconda volta, non posso fare una trappola dove io stesso venga intrappolato. Ho fatto una trappola dove io sono al sicuro e posso anche prendermi la roba, perché ora sono in due dentro. Io la roba come me la piglio? Non me la piglio più. Cioè la mia sì, ma quella del centri? No, ma mi di no, non facciamo cavolata, anche che abbiamo il grifone alle spalle. E noi abbiamo fatto tutto questo pezzo qui, che non è poco, tutto sotterraneo con la galleria. Che anche questa come idea secondo me non era malvagissima, perché ti eviti. Ecco. Qui bisogna fare. Dovrei fare un po' più largo, perché è stato studiato con uno ptero solo, invece. Cioè devo fare il parcheggio. No, no. Bravo, vola, vola. Ok, posso. No, guarda, potevo scendere anche così, tanto le scarpe. Allora, a questo punto andiamoci a riprendere la roba, però bisogna studiare un piano per fare una. Dov'è il carrello? È laggiù in fondo? No, l'avevo rimandato indietro. Io direi di farmi dei bei proiettili. Tanto qui di rame ce n'è uno sfascello. Ah sì, però il rame è tutto laggiù. Dove vado? Qui di rame ce n'è uno sfascello, ci possiamo fare dei bei proiettili. Quindi 30 frecce per un ragno livello 10. Quindi per una tigre, cos'è quella là? Una pantera. Livello 44, ce ne vorranno 50. Dai, dai. Ho già sete, eh? Poi ragazzi, questo è un gioco, io ve lo posso dire, è un gioco. Cioè, uno lo vede e dice, ah, guarda, sembra per i bambini. Invece questo è un gioco che è veramente difficile, non ti permette di sgarrare nemmeno per un secondo, e poi ovviamente non ci permette anche un po' di sfiga, ma ovvio. E salta. Ma io mi domando, se io sono qua giù, no? Allora, se io sono qua giù, come fanno a cascarmi in testa? È già sparito il coso dei ragni, non ci credo. Questa fatica per niente. Poi devo fare anche una botolina, che se io voglio andare in superficie, ma vengo con la pistola, ecco la pistola, vi faccio vedere io. Che poi stavo dicendo, se qui la possiamo, si potrebbe anche levare, tanto no, non è l'utilità che pensavo. Che stavo dicendo, bisognerebbe fare anche una botolina. Quindi converrebbe di più che altro fare una scala che passa dall'apertura della trappola e va in superficie con, aprendo una botolina pure, perché se c'è la necessità, che poi deve con, cioè
Io non volevo fare una trappola sola, ne volevo fare parecchie in quella zona lì, perché è pieno di animali e servono tutti, quindi bisognerebbe fare almeno due o tre trappole. Poi ci sono anche le rovine e vorrei sbucare anche dentro le rovine, in modo tale da entrare facendo una trappola dentro le rovine, in modo tale da intrappolare gli scheletri. Quindi va tutto scavato nei punti precisi. Allora qua facciamo rame 126. Ci vorrebbe un po' di carbone. Dov'è il carbone? Ah, l'ho messo nel coso, inutile. Bene, ci abbiamo solo questo allora. Vai. 100 più e 26. Quindi noi ci possiamo fare un bel po' di munizioni. Una cinquantina. Poi se moriamo e le perdiamo, mi sparo. Con l'unico proiettile rimasto. Però speriamo non succeda. Ecco, vedi, queste sono rimaste qua giù. Munizioni, le munizioni. Serve. Ah, la polvere da sparo. La polvere da sparo. La polvere da sparo dove si faceva? Qui? No, forse nel pestello. Anche il pestello ci vuole, giusto? Ce l'ho di là, ma non ce lo facciamo al volo. Pestellino. Pestellino ce lo facciamo qua, dai. Tanto. Eccolo qua. Allora serve. Cos'è? Firestone. Power. Powder, caracol, che è il carbone, e lo zolfo. Abbiamo la flint, vabbè, con la flint e non abbiamo la flint. Ok, cosa ti manca? Acqua? Io ascolto, io devo fare una tubatura con un serbatoio d'acqua, la devo fare, perché tutte le volte di andare e di rischiare per bere un goccio d'acqua non mi sembra il caso. Allora, come si cresta? Non mi sembra il caso, eh. Se noi facciamo una bella tubatura con un bel serbatoio d'acqua che ci entra in casa, bevo direttamente, ci facciamo tipo come se fosse un rubinetto, perché qua bisogna fare le cose un po' diverse dal primo bioma dove sono spawnato, perché qua è pericoloso. Ecco, bravo, non volevo spingerlo. L'ho ributtato di qua perché se no non te lo regge. Vai. Quindi ci mancherebbe la flint. Nel primo edificio c'è pieno e qua solamente c'è tutt'altro. Di là non c'è il rame, qui c'è pieno. Di qua c'è il rame ma non c'è il flint, di là è pieno. Ah. Ah sì. Ma come fate questo? Questo è per il veleno e questo credo che sia per gli HP, ok. Fate qua che con due boccate ti ammazzano chiunque, quindi non è che, cioè, non so quanto possa essere utile da utilizzare in momenti di pericolo. Poi abbiamo un bel po' di vetro che ci serve, però a me serviva pure una cosa un po' diversa dal vetro. Volevo fare le ringhierine di vetro, che volevo fare una cosa anche un po' chic. Più che altro le ringhierine di vetro mi servivano per vedere dal bordo, perché se io metto queste non vedo niente. Dove si faceva? Forse da qua, dalla workbench. Sì. Allora, ne facciamo 10 per vedere se funziona quello che dico io.
Che poi su bisognerebbe anche allargare, ora che ci penso, pure. Allora, queste mettiamole qua. Le rotaie le leviamo, tanto abbiamo già visto come funziona. Il vetro, ok, dovrebbe aver messo il... Ah, tanto me lo scordo. Ok. Allora, ascensorino. Ho dovuto levare un po' di ho dovuto un po' aprire perché sennò mi si bruciava un 3x2. Il letto va a fuoco come è normale. Allora io praticamente da qui, a parte che è piccolino perché era progettato per, un ottero, però non riesco a vedere oltre. Io invece vorrei allargare un cincinino in modo tale da atterrare meglio. E facciamo però da un lato solo, quindi stone e fondamenta, facciamo così. Purtroppo per mettere le fondamenta, che sicuramente c'è un altro metodo che io ancora devo scoprire, fondamenta si possono mettere solamente se c'è un terreno sotto. Guarda sto maledetto, non me lo fate andare, la soddisfazione di ammazzarne uno ce la posso avere? Quante frecce ho? 19. Tanto lì qua sopra non ci dovrebbe salire. Beh, vai, ammazza uno per curiosità. Sarebbe carino anche tamarlo, se si possono tamare, che sono piccoline, non so se riesce a montarci sopra, però non ho le bacche. E non ho la mira. È morto con un colpo. Pensavo che fossero tipo ignorantissimi. Tutto qua? Se posso ignorantissimi queste bestie qua. Invece sono debolissime. Allora fatemi andare un po' a giro. Che a piedi non ho mai avuto il coraggio. Allora prendiamo un po' di bacche mentre siamo qua. Con la spada posso raccattarle perché... Sì. Un po' di narcoberri. Occhio perché ci sono le pantere qua, Facciamo così, va. Ecco, c'è un altro. Eh, 22. Non ho visto il livello che era quello là che è andato giù con colpo. Non vorrei che magari fosse... Non è andato giù con un colpo. Là sono in due. Oh cazzo! Da quell'altro è andato giù con uno, questo con tre non è andato giù. Io alzo le mani. Alzo le mani. Mo adesso ci abbiamo un colpettino solo perché siamo senza niente. E non dovrei uscire, anche perché se crepo di nuovo. Andiamo con lo ptero, va. Guarda che arrivo prima saltando, Vai, vai, su, vai su. L'ascensore è molto caruccio, mi piace parecchio. Allora, andiamo su, anche se secondo me si fa prima tutte le cose più avanzate, in realtà sono più lente, perché secondo me si fa prima con la scala semplice. Allora dagli pure due boccate, se te riesce. C'è uno scrignettino. Un molletto.
Questo meno, Fabbro, aiuto! Non capisco, e quell'altro è andato giù con un colpo, questo non... Noi là. Portiamolo via allora. Cos'è quello lì che brilla? Un altro scrignetto, Tante belle cose. Però siccome non riusciamo a combinare niente, allora prima mi prendo la mia... Anzi, no, è che è sempre dietro sto maledetto. Quanto sarebbe bello poter sparare in groppa. Mo sono in due. Mentre stiamo volando in groppa all'optero, quanto sarebbe caruccio. Ma che fate la guardia? Su, levatevi un po' da maroni. Affa la guardia, mo. Allora, accucciati un attimino. Alcuno in acqua, non in acqua, accucciati qua. Ah, ah, via, 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 via! Via, non ti fa menare! Per ore ti dicono andare via. Allora, che livello sei prima di tutto? Perché. Vabbè. Prenderle così. Che livello sei? 72, andiamo bene. Andiamo bene, 72 ti fai menare così? Oh, e la roba la devo riprendere, tanto la scrignetta lì sarà già... Allora, fermati un attimo qua. Guarda che nessuno ti attacchi. Se nessuno mi attacca uscendo. Poi magari invece andare a giro nudo mi mettevo qualcosa. Sarei stato furbo. Ok, via 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 via. Se riusciamo a prendere anche lo scrignettino non serve male. Magari non c'è nulla dentro, eh. Sta arrivando. Via 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 via. Monta, monta. Non capisco perché quell'altro è tirato giù con un colpo. Guarda, 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 maledetto. Qui ci vorrebbe una bella trappola. Mo me la faccio, mo me la faccio. Appena ci siamo tranquillizzati qua, anche off camera, faccio tutto intorno, faccio un bel fossato bello largo a mo' di trappola. Così chi mi insegue poi se ne pente. Oh. Allora, io qua vorrei allargare almeno di due, però per allargare di due dedichiamoci alle costruzioni, che forse è meglio, perché in altri campi siamo abbastanza messi male. Scendi, sali, cosa vuoi fare? Dicevo, per mettere le fondamenta, torniamo a noi, il saldo qui che non vedo niente. Posso scendere qua? Oh. Allora. È più su. Vediamo come posso mettere le fondamenta. Che sicuramente c'è anche un altro modo per mettere. Per aggiungere i piani. Però al momento io dovrei mettere, ad esempio, del terreno. Perché se io non metto del terreno, lui non mi fa mettere le fondamenta. Quanti ne ho? 14. Vabbè. Però come lo metto? Devo fare una roba così. Bisognerebbe, dovrebbero fare una specie di impalcatura per lavorare per queste cose qua. Allora io devo mettere prima di tutto questo passo di uno e sono già finiti. A cacare no, eh. 4, ne ho 4, insomma quando ci vuole la roba non ce l'ho mai. Quando non mi ci vuole sono strapieno. Tieni, mettiamoci un po' di terreno maledetto qua.
che fa sempre tendenza. Tieni. È un po' noiosetto, almeno per come lo faccio io, poi sicuramente c'è anche un'altra maniera più semplice, però se c'è una cosa semplice vado sempre a cercare quella più complicata. Allora magari la faccio solo di uno, perché voglio, sono curioso di vedere com'è. Poi off camera sistemo un po' le cose. Allora, 8. E non c'è questo qui in basso, lo uso con me. Ok, ci vorrebbe anche qua. Allora, se io volessi ad esempio fare così, tanto che queste qua si possono levare, io poi se metto queste dovrei riuscire a vedere in tranquillità. Sì. Ok. Mi può anche andare bene, anche se uno solo lo vedo un po'. Mi dà un po' ansia perché mi sembra di cascare di sotto. Due dà fastidio. Due forse dà fastidio, però sì. Niente. Intanto le puoi riprendere, però è anche più carino e sicuramente loro si atterrano anche meglio. Poi lo allungherò almeno di un'altra fila da tutti i lati, quindi farò due quadratini in più ogni lato e poi leverò questi, tanto non servono, e così almeno anche loro si atterrano meglio, anche se sono più di uno. Va bene, allora abbiamo visto che giù non è situazione, non è una situazione adatta per andare a girare allegramente. Io mi farei la tanica dell'acqua con le tubature, perché serve in questo caso. Quindi le dovrebbe far tutte. La pompetta, questo e un tubo storto fame, che tanto ci vorrà, e questi basta. Ah no, ecco, ti pareva, non mi scordo mai. Oh, ferma. Vabbè, la roccia, vedi, roccia. Allora, sì, no, volevo scendere, non volevo salire. Mi fai scendere, vabbè, fa scendere nella maniera tradizionale, non volevo. Qui ho finito la legna, più che altro. 94, sì, ho finito anche la legna. Allora, io se faccio una tanica qui, per esempio, in questo angolino qua, mi trasporto l'acqua qua su, senza tutte le volte, quando qui non c'è niente, senza tutte le volte dove scendere. Dov'è la tanica? Questa in realtà si userebbe per irrigare, però di necessità virtù, utilizziamo in maniera diversa. E anche bellino il discorso che ogni bioma, ogni che ci ho messo? Ah, un coso della casa, ok. E anche bellino che ogni terreno, ogni situazione diversa, ogni bioma diverso servono delle esigenze diverse, tipo dove sono spawnato io la prima volta, dove avete visto, non c'è, tutti gli animali non ci sono pericoli, che sono tutti animali pacifici, quindi posso uscire tranquillamente, non sono costretto a stare abbastanza, diciamo, chiuso. Posso fare un po' quello che mi pare. Questo è già un bioma diverso, quindi bisogna comportarci in maniera diversa.
Io qui vorrei far passare il tubo, però devo aprire un'altra strada perché o passo io o passo il tubo, perché comunque funge anche da uscita d'emergenza. Quindi poi anche io sto sperimentando le cose, perché vengono un metri, ma poi non so se sono fattibili. Quindi io meno voglia di scavare, più devo scavare. Il quarzo, che non ho ancora capito l'utilità del quarzo, ma sicuramente prenderà. Allora, mettiamo che io qua devo aprire un'altra strada, che ci può sta tutta. Io questo me lo metto qua. O meglio un cosino, perché poi magari qui prima di metterci il tubo curvo ne vuole uno dritto. Perché è anche curioso sto qua, tutte le regole sue personali. Mettiamoci dove la roccia. Vai. Ah, qui c'è un qualcosina, prendiamolo. Quarzo. Non sprechiamo niente, perché qui. Allora, buttiamolo qua giù. Poi. Mettiamo uno di questo lungo. Uno di questo corto. Eh sì, serve aprire un'altra via. Tubi. No, qua quattro, niente. Allora, attaccati, bravo. Non so quanto convenga fare tutto sto lavoraccio, eh. Perché poi alla fine, cioè, non devo scendere più per l'acqua. Però viene 9. Vai. Poi in fondo ci mettiamo la pompettina che ci pompa l'acqua. Dovremmo essere a posto. E ci arriva l'acqua in casa. Cioè, stiamo a fare anche l'acqua in casa, penso. Fatto anche lì dell'uccio. Che volete di più? Mo' adesso vediamo come ultima cosa. Vediamo cosa sbloccare con l'ultimo, il livello che abbiamo fatto, il livello 44, eh? E ancora sono una pippa in mano questo gioco. Mi picchiano tutti, tutti mi vogliono male, e le prendo da tutti. Ma arriverà il giorno che il caro White Mars, insieme al signor Bobbo, qua presente, si vendicherà di tutti e di tutto. E qui poi diventa un'altra struttura, un'altra casa. Allora, di roccia mo ce ne abbiamo. Tubi. Allora, uno di questi che va fatto. Un altro poi di questi qui curvi, che non si sa mai. Almeno 50, anche se non basteranno. Allora, stacchete. 8, bene, e vai. Ecco, se uno ha una mente malata si mette a fare queste cose qua, perché solo una mente malata si può mettere a fare il rubinetto dell'acqua in casa. Ecco qua si poteva fare una cosa più carina. Perché poi sono anche uno che se la cosa non viene perfetta non mi garba, eh. Cioè, non è che dopo tutta che mi metto a fare queste cose qui,
come ci sai, poi viene come ti viene, ti va bene. No, deve essere anche precisa. Io qua giù voglio fare, ok, voglio fare che rientra, perché è caduto, cioè occupa meno spazio. Poi di là però girati, no, quella qui, ok. Oh, perfetto. No, perché sotto? Non era sotto. Perfetto, non era perfetto. Oh, girati, girati. Oh, adesso sì. Poi, 1, 2, 3, 4. Qui spacchiamo di uno perché qua è di uno, ma io devo passare qua. Prendiamo l'acqua qui. Infatti credo che la pompetta, ora c'è da vedere la pompetta come l'intende, come l'intende che va messa. Allora, vediamo un po'. Come lo devo mettere, mo? Meno in alto, no. Perché lui da pompetto dovrebbe andare in basso, quindi noi dobbiamo scavare fino in fondo e arrivare fino a qui praticamente. Che è mortaccio? Piragna, vieni qua. Almeno il piragna è una delle poche creature che riescono ad ammazzare. Però ci fermiamo al piragna, eh. Ok. Allora, la tubatura faccio vedere fino lì. Dov'è che lo sto vedendo? Ok, adesso qua molto probabilmente ci va. No, com'è che c'è? Cosa che ti dà noia? Cosa ti dà noia? Qualcosa che ti dà noia? Oh, più acqua di così. Tiè. Oh, siamo sotto l'acqua. Se no, la faremo avanzare ancora di più. No, e non perché dovrebbe andare verso il basso il tubo. E allora ti faremo avanzare ancora un po' di più. Allora, dammi il tubo che ne faccio un'altra decina. Andiamo avanti. Anche dentro va? No. Oh. Buona, buona. Forse perché lui è totalmente immersa non la vuole, mi fa l'idea. Se non la vuole totalmente immersa è un casino. Perché ora non posso risalire per fargli un piacere e poi riscendere. Perché deve essere sempre complicato il discorso? Cioè, allora io dovrei risalire quassù e poi farlo scendere dal fuori praticamente. Perché io siccome di là ce l'ho fatta. Che palle però. Che palle. Cioè, una cosa semplice diventa complicata. Vabbè, demolisci, questa non si può prendere. Bravo. Ma non voglio riparare, voglio demolire. Allora.
ci vuole il tubo. Che poi c'ho sempre delle cose, dei progetti, no? Nella mente. Facciamo questo. Che fa? Che sta facendo? Poi dopo, quando li vado a fare, c'è sempre delle complicanze da una cosa che io penso sia semplice da fare. Perché non dare questo? Succede? Una cosa semplice da fare diventa sempre un mezzo dramma. Allora, facciamo passare su. Facciamo sbucare dal terreno. E poi da di fuori lo rimergiamo in acqua. Ecco. Vai. Qui distruggiamo tutto, tappiamo tutto. Tutto per avere l'acqua in casa. Cioè, non mi rendo conto. Almeno mi ridà qualcosa? Zero? Non mi dà neanche un po' di risorse? Io ho messo questa cosa qui, me la sono messa in testa e la voglio fare. Ma che poi sono bello che sono anche duro, non è che se vede che una cosa non ne vale la pena dico vabbè lascio fare. Ma no, ormai è pensata. Ci sono e vai l'ultimo, lo lasciamo per il ricordo, no, vieni anche questo, dai, vieni. Allora, mo usciamo da qui. Bene, anche notte. Allora, dov'è che ho fatto il buchetto? Qua giù. Allora. Sono già finiti i tubi. Anzi. Vabbè, qui ci voleva quello torto. Quello storto. 7. No. Scusate, sono anche sbagliato tasto. Non è che devo scavare adesso, no, ok. Allora. Altri tubi. Tutti. Quanti ne posso fare? 22, vai. Ah, ecco, perché poi deve scendere ancora. Oh, seguì tutto il percorso. Perché mi va sempre a cercare ste cose assurde? E non mi bastano i tubi. Perché non ho più risorse. Allora, la roccia. Vabbè. Comunque poi lo finiremo a sto punto. Ma la roccia devo scavare. Cos'è? Che passa di qua? Questo diavolo. Ah, questo era un altro percorso. Cioè era praticamente. Lascio che non mi torno. Era praticamente il corrispettivo di questo, solo che l'avevo fatto in un punto che non volevo fare dentro l'acqua proprio. Allora, qui poi dobbiamo chiudere perché sennò qua entrano come niente. Altro rame. Intanto metteremo ricchi di rame. Siccome l'ho sofferto da piccino senza rame, cioè nell'altro bioma dove abbiamo la prima casa, e adesso io come trovo il rame lo devo prendere tutto, anche se poi alla fine
evolveremo tutte le armi in armi magiche, quindi alla fine magari il rame non ci servirà nemmeno per niente. Poi non lo so, hanno detto. Però preferisco il rame all'oro addirittura, perché ormai ci sono sale con il rame. No, volevo, a me i buchetti mi danno fastidio. Quanto cavolo ce n'è? Basta, mi state angosciando con questo rame. Sono pieno, non riesco neanche per saltare. Voglio vedere adesso chi mi viene a salvare, però. Aiuto, carrellino! Non c'è più il carrellino. Allora, cosa tiro via? Questo che cos'è? Questo è un osso che serve per fare un attrezzo magico. E mi mancava. Dirt, via. Terra benedetta là. Mi mancava, ma voglio andare a vedere perché sono curioso. Sei sempre nudo, eh? Complimenti. Basta? Mi sono liberato abbastanza? Che è? Carne putrida, via. Ce la faccio? Ma che? Ma te pare? Ma te pare che... Via. Via. Ma tutto il resto mi servirebbe. Via. Questo qui che non è niente. Tutto il resto mi servirebbe. Che è carne cruda. Via. Non posso saltare, ma... Taccioni tu, allora facciamo una cosa. E danno. Niente. Vetro, mi serve. Vogliamo questo. Oh, vabbè, abbiamo volato un po' di robetta, ma va bene, non è un dramma. Allora, qui chiudiamo perché non voglio sorprese. Ok, chiudiamo anche, oddio, qua dietro. Vabbè, qua dietro facciamo così. Ecco, bravo, riempiti di nuovo così non ti muovi più. Qui cosa c'era? Sì, c'era dell'altra roba. Ma qui chiudiamo. Io sono un minatore un po' strano. Odio, odio i buchi. Ma amo scavare, quindi due cose che non... Allora, io direi a questo punto... Direi a questo punto di posare la roba. Lasciare tutto il resto magari la prossima volta, perché mo le cose, più che altro in questa live abbiamo scavato oggi, quindi, e abbiamo preso un tantissimo rame, più che altro, che non fa mai male. I binari li mettiamo qua, che tanto di là non mi sa... oddio, no, ma di là c'è una bella, ho scavato tanto anche di là, però preferisco metterli qua se li metto, perché poi non ci ho visto tutta questa grande utilità. Molto probabilmente vanno, gli sviluppatori devono un po' modificare anche un po' le cose, perché siamo sempre in accesso anticipato, quindi tutto quello che c'è va preso un po' con le pinze o con le molle, dipende cosa scegliete voi.
Allora io faccio un saltino nella prima casa. Vai su, vai su, vai su. Quell'albero lì. L'ho già tirato giù un paio di volte. Tutte le volte mi rinasce. Allora andiamo. Faccio un saltino di là. Diamo un'occhiata anche alla. Dalle bestiacce maledette. Diamo un'occhiata anche alla trappola. Se ci sono sempre, perché. Ho visto che è qualcosa che mi ha sparato. C'è un gran casino però, ragazzi. Il grifone. Ma non era qui la trappola? Poi non sto vedendo niente con questa maledetta nebbia, vabbè ragazzi, no. Era qua? Non voglio rischiare di crepare per niente. Assolutamente no. Ci torniamo. Tanto, eccola qua. Ci sono sempre loro lì due, maledetti. Comunque è già un passo avanti, il fatto di poterli intrappolare, non doverli affrontare faccia a faccia è già un passo avanti. Poi la maniera per crepare la troviamo sempre, in tutte le maniere. Quello. Oh, ora speriamo che ce la faccia con col vigore, perché sennò questo mi casca in acqua. Ok, allora. Accucciati un attimo qua. Mi sembra che il bastone magico voleva. Scendi, scendi. Voleva, ma dai, ma le scale normali su, sono 10 volte meglio, dai. È figo l'ascensore, però è lento. Bisogna velocizzare un po' le cose. Il bastone magico voleva. Ah no, un cuore di zombie. Cavolo, cavolo. Questo vuole il Dark Magic Stone, che sono quelle che ti dà. I ragni ti dà un po' di tutto, un po' di tutti questi pietre magiche. Abbiamo l'Alchemy Stove che vuole anche questo, quello rosso. Il resto ce l'abbiamo. Questo è il cuore di zombie che non so come prenderlo. Possiamo fare Description Book. E basta un Thunder Magic Stone. Ah no, 6. 5 ne vuole. Però io non so se ne vale la pena, perché il brutto che io non vorrei anche magari sputtanare le altre cose. Andiamo, facciamo. Poi magari questo lo vediamo domani, la prossima live su Pizza Arc. Sono tutti i giorni Pizza Arc, poi diventa pesante anche per me. Allora, qui altre cose particolari con le gemme, mi sembra di no. Questo, anche questo lo dobbiamo fare perché dobbiamo metterli là, però volevo sviluppare quella di ferro perché ci hanno attaccato, ci hanno distrutto tutti, dov'è qualcosina? Ma no, quindi l'unica è laggiù. Va bene, la prossima volta, qui ancora devo capire come funziona, questo serve più che altro per modificare le armi. Però devo capire un po' come funziona. Dai, la prossima volta vediamo di fare delle armi magiche un pochino più avanzate. La prossima volta cercheremo di fare il bastone, miglioreremo la trappola, ne faremo anche più di una, là nel bosco magico. E poi cercheremo di fare o il bastone magico e poi vedremo che cos'è questo qua che mi interessa. E poi se riusciamo a fare anche altre cose ben venga. Vedremo un po'. Va bene, poi l'ultima cosa qui, vediamo se possiamo sbloccare qualcosa di interessante, se no mi lascio i punti. Qui ok, qui ci sono varie anche selle, vabbè, l'armadio non mi interessa. Ci sarebbero varie selle da sbloccare, ma io al momento non le sblocco perché tanto. Ah, questo qua. Ci sono varie selle da sbloccare, ma io non le sblocco perché tanto non sono al momento in grado di prendere granché.
Qui altri tipi di proiettili, questo livello 50. Questo ha il drago. E quando tiriamo giù il drago? 100 euro. E quando lo prendi il 100 euro te? Ma non lo vedrai mai. Questo anche mi interessa sbloccare, però ci servono le stone dark. Questo bisogna capire come funziona. E niente, direi di aspettare il livello 50, anzi, il livello sì, 50, perché 50 ci sblocca, mi sa, delle cose interessanti. E poi quando saremo un pochino più forti, magari sblocchiamo anche delle selle un pochino più, tanto è utile sbloccarle adesso. L'unica cosa che mi interessava un pochino più indietro era la porta, quella gigante in ferro. Che al momento non la trovo. Eccola qua. 10. Non sono pochi, però dai, potremmo anche buttarli, dai. Va bene. Ok ragazzi, gli altri ce li lasciamo per il prossimo livello, magari. Io, ripeto, la prossima live ho intenzione di fare questo. Ho intenzione di sbloccare il bastone. Questo è il bastone magico, per cui non lo possiamo già fare, ma è quello primitivo che non serve a niente. E se riusciamo facciamo anche questo. Questo qua che secondo me ci fa una specie di workbench, secondo me questo ci va a fare un bel po' di cose e vediamo più cose riusciamo a sbloccare, però ci dedichiamo, dato che le trappole comunque in forma teorica funzionano, vanno migliorate, però almeno non abbiamo più il problema di affrontare le creature faccia a faccia, non ce la faremo mai. E va bene ragazzi, io comunque vi saluto e vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo domani alle 18, dalle 18 fino più o meno alle 20, delle volte inizio come oggi, ho iniziato alle 5 e mezzo, e delle volte faccio dalle 6 alle 8, delle volte faccio dalle 5 e mezzo alle 8, delle volte magari faccio dalle 6 fino anche alle 8 e mezzo, però più o meno l'orario è quello. Va bene ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi su Twitch se non siete iscritti, vi ricordo di iscrivervi su YouTube perché poi questa live verrà postata su YouTube. Se state guardando da YouTube vi invito naturalmente a iscrivervi su Twitch perché è una live di Twitch. E su YouTube ci sono altri 280 gameplay da guardare che sono carini. E niente, ci vediamo alla prossima, io vi ringrazio ragazzi per la compagnia, a domani.